Ciao a tutti, in questo video pescheremo a street fishing con varie esche e andremo alla ricerca di pesci cereali, cavedani e tantissime altre specie di pesce e naturalmente gli spot cittadini, appunto street fishing. E quindi buon video, ciao ragazzi! Il mio record è 28. Quasi come il mio PB. Con un con il virago. Bellissimo, madonna. Vai bello. Ciao. Bellissimo, ma lo guardo, sì. Ma poi bello, cioè sì, grosso, 27. Il mio record è 28. Un secondo. Eccolo. Eccolo. Ce l'ho. È un cavedano! Cavedano! Non lo vedo. Lo scardola. Cavedano. Qua. Minchia, è grosso! E mo? Quanto? 40. 40 spaccati. Bellissimo cavedano. Ha preso già un reale e un cavedano. Col virago. Vai, non bello. Volevo, ma bellissimo. Ti aspettiamo. Bellissimo. Usando questa piccola esca che riproduce un persico reale in miniatura. E appunto volevo testare se fossero cannibali, come già sapevo. E siamo riusciti a testarlo oggi. Bellissima esca comunque. Oh, ce l'ho! Cavedano! Ma un altro cavedano enorme! Oh, ma non è possibile! Cavedano. Ma cazzo! Ma mangiano gomma come... Cavedano, sta bene! Un altro 40, mi sa! Catro! No, scardola, no. No, cavedano, cavedano. Incredibile. 41, che questo. Okay. Bellissimo cavedanone. Rilasciamolo. Sempre col virago. Vai. Andato. Andato, andato, andato. Perfetto. Ce l'ho. Ce l'hai? Sì, reale. Mini. No, beh dai, carino. Sempre su virago. Sempre con il virago color persico. Carinissimo, vai. Ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai. Vai, vai, tienilo, tienilo, lo scendo. Arrivo, 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 arrivo. Mamma mia, che bello. Minchia, che pesco, raga. Questo è un altro. Mamma. Madonna! Non so quanto sarà. Tieni, adesso lo misuriamo. Così è 36. 36? Minchia, più grosso 36. Del 36. 36 centimetri. Mamma mia, ragazzi, super persico di Andre. Rilasciamolo.
Porca troia! Porca troia! Anche questa giornata si è conclusa. È andata molto bene. Ciao. Esatto. Due persici io, due persici reali, due cavedani. E lui un reale assurdo. Ho fatto una corsa per andarlo a prendere. È veramente un reale assurdo. E niente, ci vediamo più avanti. Eccolo lì, Siluro, nonno. È qua, guardalo che bastardo. Aspetta che metto la gomma. Non si vede tanto. Prova a vedere dove va. Guarda, eh. No, lì l'abbiamo visto. Oh! Ce l'ho, nonno. Visto che mangiata che ha dato? Madonna! Hai visto che mangiata, papi? Sì, vieni. Bellissimo, piccolino. Ce la fai, Tommy? Spero. No. Oh, aspetta. Anche come l'altra volta. Sì, è un siluro piccolissimo. Ragazzi, guardate, il siluretto sarà sui, quant'è? 50. Ma va, no. Quant'è, non secondo te? Questo? Sì. È un cinquantino. Sì, eh. Cinquantello, piccolissimo. Guardate che... È piccolissimo. Ho mangiato il grassmino. Niente, ragazzi, si cercano i cavedani, ma non sono riuscito a far meno di lanciare. Ho visto sto siluretto qua. E niente, ci ho lanciato il grassmino proprio così per provarci. Ha dato una mangiata secca della madò. Non so nel video quanto si veda perché c'è davanti appunto il guardrail qua. Quindi niente. E basta. Ciao ragazzi. Nonno, aspetta. Devo cambiare esca. Mi sento ispirato. Nonno, ce l'ho! No! Va bene. Hai visto? Col cucchiaino risolve sempre. Eccolo! Urca troia, bello! Cavedano, non aprirlo, no, ce la faccio. Ah, che carino. Ah, minchia. No, aspetta, pensavo fosse così carino. Ah, che bello, andiamo di là che è più basso. Finalmente iniziano a mangiare i cavedani. Ah, che carino. Ok ragazzi, con un rotantino, amo singolo, Maps. Carino. Niente di che. Lo misuro al volo e lo rilasciamo subito.
27. Buono. Andiamo a rilasciarlo. Vai, bello. Ah, contento. Bello, eh. Tienilo così, che secondo me adesso che ho trovato il metodo. Adesso ne prendiamo uno grosso grosso. Eccolo. Ah, questo è piccolo, questo è piccolo. Orca. Beh, no, ce la faccio, ce la faccio. Aspetta. È l'ora. È l'ora, è l'ora. Altro che vai d'anello, più piccolo questo. Orca. Mi ha smerdato ovunque. Siamo sempre sui 25. Sì, questo qua un po' di meno forse. Andato. Madonna, mi ha smerdato tutto le mani. Adesso guarda, non c'è qua niente per pulire. L'erba. Hai visto? Sì, quella lì. Questa? No, quella. Questa. In questo video ho utilizzato varie esche, softbait e hardbait. Come softbait ho usato delle piccole gommine sui 5 cm, come il Grassmin OS, i Rashad, quelli da 2 pollici appunto, ma anche quelli da 3 pollici per andare a ricercare magari dei pesci leggermente più di taglia e fare selezione. Un'esca con cui mi sono trovato veramente bene sono anche i Virago. In questo video appunto ho usato i Virago a persici reali, però mi è capitato di incannare appunto anche due bei cavedani sui 40 cm. Esca recuperata molto velocemente, appunto andava per la maggiore per i cavedani, invece è recuperata lenta sul fondo con dei saltelli. Per i reali era veramente uno spettacolo. In particolare il Virago colorazione percio, persico reale appunto, e perché volevo appunto andare a verificare che i persici reali fossero cannibali, e quindi mi sono divertito veramente tanto e mi sono tolto, oltre che una soddisfazione, anche una curiosità. Come hardbait invece ho usato i classici rotanti per andare a ricercare il cavedano, ma come vedrete, non so se l'avete ancora visto, un altro pesce, andare a ricercarli più di razione, visto che è arrivata ormai la primavera, i pesci stanno iniziando ad attivarsi, quindi ho provato a prenderli con esche di razione appunto come il rotante. In particolare ho usato dei MEPS della misura 1, pesano 3,5 grammi, quindi veramente leggeri, che però comunque fanno il loro dovere. L'ultima esca con cui ho provato, passando alle hardbait, è un minnow, il Rapala Countdown. Esca che mi piace molto, la uso di solito per pescare a trota torrente, però anche a cavedani appunto volevo provarla, però non mi ha dato risultati. Forse perché è ancora troppo presto, la riproveremo quest'estate e vediamo cosa succede. Comunque, piccoli minnow così secondo me vanno da Dio per i cavedani. Adesso che si avvicina anche l'estate, comunque rotanti, crank, minnow, spoon è già un po' più invernale secondo me, perché recuperati lenti ci permette appunto una presentazione più lenta per i pesci che sono magari che sono fermi, sono impiantati, quindi ci permette di avere quella lentezza che magari ci serve nel periodo invernale, mentre adesso che sta arrivando la primavera e piano piano ci avviciniamo anche all'estate, magari con esche più di razione oppure minnow appunto e crank. Come tessine piombate abbinate alle esche siliconiche e alle gommine, ho usato testine da 1,5 grammi a 2 grammi. Sono stato su questo range perché comunque pescando in naviglio, adesso l'acqua non è alta come al solito, perché quando l'acqua è più alta bisogna pescare con una grammatura più elevata, consistente. Comunque con 2 grammi riusciamo a fare delle belle presentazioni per un po' tutta la tipologia di pesce che è presente. Si può pescare anche con meno, perché ormai l'acqua c'è veramente pochissima corrente in questo periodo, e quindi l'acqua è quasi ferma, quindi si potrebbe pescare anche con meno di 2 grammi, però comunque io con 1,5 grammi, con 2 grammi ho trovato un buon compromesso anche per la lanciabilità. Benissimo, queste qua sono le esche che ho utilizzato in questo video. Buona visione, continuate a vederlo, mi raccomando, fino alla fine lasciate un bel mi piace.
No, non c'è la tinca. C'è la tinca, nonno. Guarda lì fermo. Sì, sì, è lì. E quel pesce lì è una tinca. 100%. La vedi? Non è quello lì, sì. La vedo adesso. È anche grosso. Non la vedo io. È lì. Aspetta. Guarda, è lì. Eccola, eccola, eccola. Questa qua è la tinca. Bellissima. È pieno, eh. Cioè, ce ne sono. Non parla, ma. Mica che siluro! Mica che siluro! Quello lì è grosso, eh. Lo provo? Provo, ma con questo? Eh beh, questo c'è. Sì, sì, non lo vedete voi, è un siluro. No, no, ti credo. Là. Ah, sarà un metro, vabbè. Provo. Orca puttana. Ce l'ho. Davvero? Sì. Mica c'hanno una fame grande. Non lo vedo proprio. No, ha mollato. Porca miseria. Sì, mamma. Abbiamo visto tutta la terra su. Sì, anch'io ho visto il filo di terra. Ah, vedi là. Non l'hai strattonato bene? No, ha tirato su tutte le piante. Ma magari hai usato... No, oh, robe uguali. Stesse robe. Però aspetta che il punto più bello è qui dentro. Così si vede anche l'acqua. Vieni. Oh, ce l'ho! Cavedano! Bello, bello! Porca c***a che cavedano, nonno! Ah no, carino. Ben... è andato via? Mentre stavi riprendendo. Sì, però... sì. Carino, carino. Ma pensa te. Ma pensa, che bello! Carino, sì. Ah, 30 centimetri. Ah no, scardo! Aspetta, no, no, no. Prima... Io teso, Ah, scardola! Madonna, che scardola! Non è un cavedano. Ah, prendo io. Madonna, che scardolone! Sì. 38. Dai. Madonna, ragazzi, guardate che roba, 38 centimetri di scardola rotante. Assurdo. Il godino non è disponibile. Vai. Andata. Bellissima, veramente bella. Yes. In questo video ho usato una Daiwa Presso Black Edition 1,7 grammi, canna perfetta per queste situazioni in cui non dobbiamo forzare il pesce, morbida in punta, tubular tip, come mulinello invece Daiwa Reverse 2000 con imbobinata una treccia 008, abbastanza semplice, leggera perché non dobbiamo stare a forzare il pesce. E niente, come esche invece ho usato esche rigide e esche appunto di gomma siliconiche, come i sciadini, ma anche appunto come esche rigide, minnow, rotanti, crank, eccetera. Vi lascio tutta l'attrezzatura in descrizione così potete guardarvela meglio e vi lascio anche i link di Instagram e di Facebook dove potete scrivermi se avete bisogno e potete vedere contenuti inediti, tra cui spoiler e altri video che non posto su YouTube. Quindi vi ringrazio per aver visto il video, mi raccomando andate a seguirmi su Instagram se non l'avete ancora fatto, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti! Bene ragazzi, in questo video ho utilizzato una canna. Una canna cosa? Non è possibile che la mia vita faccia veramente cagare, sempre. Un cazzo di volta. Mai una giusta, incredibile davvero. Bambini che giocano a calcio.